Grazie, buonasera e benvenuti a questa prima puntata del Bandolo. In fondo noi ogni settimana cercheremo in una matassa, troveremo i problemi, cercheremo anche il Bandolo per far capire alla gente di che cosa si tratta. Sono problemi di tutti i tipi, naturalmente, rivolti sempre al Nord-Est. È un grande personaggio del Nord-Est, è dedicata all'apertura di questa puntata. Il personaggio si chiamava Silvano Pontello, in fondo la sua storia è una metafora del Nord-Est, è la storia di un uomo che nasce povero a Concordia Sagittaria, fa l'operaio in una fornace e diventa un banchiere, diventa il banchiere di una delle 10 banche più potenti d'Italia. Quindi c'è la parabola di quello che è stato il Nord-Est negli anni difficili del dopoguerra, da emigrante, ha studiato di sera per diplomarsi e laurearsi, è tornato nella sua terra e, come dirà più tardi qualcuno, non poteva che cercare Padova per creare quello che ha creato. È uno che lo chiamavano il Cuccia del Nord-Est, poi vedremo anche il perché. Ha trasformato a modo suo il Nord-Est, ha cercato di creare un'identità squisitamente locale e una finanza tipicamente veneta. La sua storia va bene per raccontare in fondo questo Nord-Est e incominciamo a farlo subito con i nostri ospiti. Ve li presento: Francesco Iori, inviato speciale e caporedattore del Gazzettino. Buonasera. Massimo Carraro, imprenditore con un passato anche politico. Buonasera. Gilberto Muraro, docente di scienza della finanza all'Università di Padova, è stato anche rettore dell'università. Paolo Buonasera. Giaretta, senatore della Margherita, è stato Buonasera. Anche sindaco di Padova. E il giornalista Stefano Vietina, funzionario e soprattutto scrittore. È lui che ha scritto un bel libro, Silvano Pontello, edizioni Marsilio, dal quale prende lo spunto il nostro racconto. E vediamo subito una scheda su chi era Pontello, accompagnata dalle immagini del tempo. È nato a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia, il 24 novembre 1937. Divoratore di libri, studente provetto, Pontello, figlio di un gastaldo, avrebbe dovuto, nelle intenzioni del padre, proseguire l'attività di famiglia nei campi, ma il destino aveva riservato per lui altri progetti. Appena sedicenne, il giovane Silvano decise di partire per Milano in cerca di un futuro migliore. Prima il lavoro alla fornace, poi la ragioneria, infine l'ingresso alla SNIA. Laureato in scienze economiche all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dopo l'esperienza pluriennale in banca privata finanziaria e in Caboto, nel 1976 era entrato nell'allora Banca Antoniana in qualità di assistente al direttore generale. Fu a Padova che il fiorfiore dell'imprenditoria nordestina, da Ivano Beggio a Gilberto Benetton, da Mario Carrara a Giuseppe Stefanel fino a Gino Zoccai, ebbe modo di apprezzarlo. La sua ascesa fu folgorante e inarrestabile, chiunque ebbe modo di incontrarlo non poté non rimanerne impressionato. Dopo aver ricoperto vari ruoli di responsabilità, nel 1990 era salito al massimo vertice della banca, promuovendo poi nel 1996 la fusione con la Banca Popolare Veneta e divenendo primo direttore generale. Seguì poi la carica di vicepresidente e direttore generale e dal 28 gennaio 2002 presidente della Banca Anton Veneta. Di Silvano Pontello i più si ricorderanno forse il grande progetto finanziario che realizzò trasformando l'Anton Veneta nel settimo gruppo bancario nazionale, ma fu molto di più. Una guida carismatica, non solo un grande banchiere, che dal 10 marzo 2002, data della sua scomparsa, ironia della sorte proprio una manciata di giorni prima della quotazione in borsa di Banca Anton Veneta, ha lasciato un vuoto incolmabile in coloro che l'hanno conosciuto. Ecco, questo era il ritratto di Pontello. Partiamo subito con una domanda a Francesco Iori. Iori, tu ti occupi del Nord-Est. Sarebbe lo stesso Nord-Est se non ci fosse stato Pontello? No, certamente, se non ci fosse stato lui ed altri come lui. Giornali spesso hanno un po' il difetto di raccontare solo quello che c'è alla superficie e non il sommerso. E diciamo che Pontello era la superficie, però era l'esponente di punta, rifletteva tutto un cambiamento profondo e radicale, anche traumatico, del Nord-Est, dal Nord-Est chiuso in se stesso a rivendicare nei confronti degli altri, ad un Nord-Est che capisce che deve costruire alleanze con altri su progetti forti se vuole contare davvero. Carraro, da imprenditore, si dice che Pontello ha accompagnato lo sviluppo del Nord-Est proprio sotto il punto di vista dell'imprenditoria, che abbia aiutato a crescere il Veneto che nel frattempo diventava Nord-Est. È vero questo? Sicuramente. Io devo dire che non ho mai trovato nel mondo bancario un uomo con la capacità di visione di Silvano Pontello, visione proprio dei problemi dell'impresa. Si accompagnava a una grande cultura dei numeri, ma accanto a questo c'era la capacità di giudicare i progetti, di giudicare le persone,
e il tutto accompagnato da una velocità nelle decisioni che chi fa impresa sa essere fondamentale. A volte le decisioni giuste che arrivano troppo tardi non sono più utili. Ecco, Silvano Pontello era sempre nel modo giusto a tempo rispetto ai problemi dell'impresa. Muraro, e com'era il rapporto tra Pontello e il mondo della ricerca, dell'istruzione, della cultura, l'università in pratica? Perché è sempre un rapporto difficile quello tra il denaro e la cultura. In quel caso invece il rapporto più facile e molto proficuo, spero anche per il mondo esterno, ma di sicuro per l'università. Io ricordo con gratitudine che la facoltà di economia, tanto per dirne una, fu creata solo con l'appoggio delle due banche padovane, ma la leadership nell'accettare e nel promuovere l'idea a livello imprenditoriale fu proprio di Silvano Pontello. La banca ci aiutò con un'erogazione pluriennale e dando il comodato gratuito del quarto piano della sede in via 8 febbraio. Ma a parte questo, era tutta la tensione verso l'innovazione e la ricerca che si rifletteva nel rapporto di Pontello con l'università. E un altro ricordo personale che mi pare illuminante riguarda l'Istituto di Medicina Biomolecolare, che io appunto avevo il privilegio di lanciare come idea assieme naturalmente agli operatori del settore, quindi ai professori Pagano, Schiaffino, Carafoli, con l'aiuto degli imprenditori, voglio ricordare anche l'apporto determinante di Giustina Destro, e che però anche in questo caso non sarebbe andata avanti come idea se non avesse trovata subito una sponda in Pontello. Devo dire anche in Marchiorello, allora presidente. Era un binomio che veramente lavorava per Padova e lavorava per l'Università di Padova come componente essenziale di un mondo che appunto in tempi moderni solo attraverso la ricerca può progredire. Giarrete è stato anche sindaco della città, quindi aveva un rapporto privilegiato con le istituzioni bancarie. Perché chiamavano Pontello il cucerno a destra? C'è qualche affinità o è la solita fantasia giornalistica? No, penso che Pontello sia stato un grande costruttore e in questo senso ha saputo combinare un po' le risorse di questa nostra regione che è così complessa, individualista, e come ricordava Carraro è stato un uomo capace di guardare al di là dei numeri, basato la sua chiarezza di analisi naturalmente sui numeri, ma guardava al di là. Io quando ho avuto occasione di parlare con lui, in modo particolare direi più del periodo in cui sono stato sindaco, in questo periodo più recente in cui come senatore sono nella commissione bilancio, sono stato molti anni relatore della legge finanziaria, quindi avevo bisogno di sentire anche delle opinioni del mondo della finanza, del mondo dell'economia, e credo che il grande merito di Pontello era di capire al volo la sintesi dei problemi, dare dei giudizi chiari e netti. Spesso mi diceva: questa persona mi piace, questa va bene, quella non va bene, questa cosa che avete fatto è sbagliatissima, quest'altra cosa le banche ti diranno che non va bene, ma invece va bene, farla, però non dire che te l'ho detto io. Ecco, cioè questa capacità proprio di entrare immediatamente nel cuore delle cose, quindi è stato un contributo molto importante per la nostra regione. Diciamo una personalità, mi veniva in mente una frase di un grande scrittore francese, Anatole France, che diceva: per fare le cose grandi occorre, non basta agire, occorre anche sognare, non basta pianificare, occorre anche credere. Mi sembra che la personalità di Silvano Pontello proprio era un uomo con queste qualità. E per chiudere questo primo giro di impressioni, Vietina, tra le pagine più toccanti ci sono quelle che raccontano il lato umano di Pontello, in particolare quelle in cui dimostra una voglia di fare qualcosa anche quando sa che i suoi giorni sono pochissimi davanti. Cioè, è possibile costruire ancora per gli altri sapendo che non ci saremo più? Ma diciamo che senz'altro è una lezione questa che ci ha lasciato, è anche uno dei motivi per cui la sua storia secondo me meritava di essere ripresa e di non essere abbandonata.
Ci sono alcuni passaggi nei ricordi degli imprenditori che io ho sentito per fare questo libro che testimoniano proprio questo. Uno è ad esempio il ricordo di Ennio Doris, il presidente di Mediolanum, che dice: quando l'ho conosciuto la prima volta, in 5 minuti mi ha raccontato quello che aveva fatto, dopodiché ha chiuso il capitolo e mi ha parlato solo di quello che voleva fare. Era tutto proiettato sui progetti. Questi progetti aveva la capacità di farli apprezzare e condividere dai suoi collaboratori. Ecco, una delle grandi qualità era proprio questa: nel momento in cui aveva un progetto, sapeva farsi venire dietro le persone che con lui lavoravano e senza le quali probabilmente difficilmente avrebbe raggiunto questi risultati. E una volta raggiunto l'obiettivo che si era prefisso, è chiaro che la sua autorevolezza cresceva ulteriormente, e quindi era ancora più facile portare dietro di sé non solo i colleghi della banca, non solo gli imprenditori, ma tutto il tessuto che ovviamente ruotava intorno a lui. Ci fermiamo per qualche minuto per la pubblicità, tra poco, grazie. E partiamo subito con una telefonata. L'abbiamo fatta al dottor Natalino Oggiano. Oggi è direttore generale della Banco di Sardegna, ma in passato, recente, è stato un padovano a tutti gli effetti. Era il vice direttore generale di Banca Antoveneta ed era uno dei principali collaboratori di Pontello. Sentiamo la telefonata con Oggiano. Dottor Oggiano, lei conosceva bene Pontello. Chi era? Ma guardi, per me parlare di Silvano vuol dire far riaffiorare antiche commozioni, e io ho lavorato insieme, abbiamo lavorato insieme per un quarto di secolo e quindi io ho avuto l'onore di imparare tanto da lui, nel senso che mi considerava un suo fratello minore, ecco. Io ho avuto la fortuna anche di accompagnarlo in questo suo grande sogno di avere una forte banca del Nord-Est con il cervello a Padova, e quindi abbiamo fatto insieme anche le campagne di acquisizione, quelle che hanno reso l'Antonveneta grande, ecco. Dottor Oggiano, di questo sogno cos'è rimasto? Ma questo francamente non sono in grado di dirlo, perché io sono ritornato nella mia terra ormai da alcuni anni. Certo che posso testimoniare che Silvano questo sogno e questo amore per la sua terra, per la sua gente, lo aveva fortissimo, pur non essendo un sogno provinciale. Insomma, Silvano aveva vissuto a Pontello, aveva vissuto a lungo a Milano, quindi apprezzava anche la capitale lombarda. Però, essendo ritornato nella sua terra, aveva coltivato forte questo desiderio, e io credo che tutto sommato la crescita del Nord-Est, delle imprese venete, debba molto a Pontello, alle sue qualità di banchiere, perché sono cresciute insieme la banca e le imprese. Io, Edoardo, posso ricordare noi avevamo fatto all'ottavo piano di via Trieste una piccola foresteria in cui ogni giorno ricevevamo, pranzandoci insieme, un imprenditore della nostra area, e quindi avevamo modo di parlare. Ricordo per esempio che Silvano, che entrava quasi immediatamente in sintonia con gli imprenditori, che da quel momento consideravano l'Antonveneta la loro banca di casa. Ecco, questo è. Ecco, questa era la testimonianza di Natalino Oggiano. Mi ha fatto venire in mente Carraro una domanda: c'era davvero questa sintonia con l'imprenditore? Questa capacità di capirlo? Tra l'altro devo dire che a sentire Oggiano mi ricordavo proprio quel che è successo a me. Un bel giorno io conoscevo
quasi nulla si fanno a Pontelli. Un bel giorno mi telefonò e mi disse perché non viene a pranzo da me. E andai nella foresteria a pranzo e da lì nacque un rapporto che era personale, ma era soprattutto legato ai temi dello sviluppo dell'azienda, della banca, della nostra terra, del Veneto. Devo dire che in questo proprio nasceva, almeno in me per esempio, è nata sicuramente l'ammirazione e anche la convinzione di avere di fronte una persona capace, come dire, di dare risposte positive e importanti, ecco, ai problemi che poi venivano sul tavolo. E devo dire che quando ho avuto modo di sperimentarlo nei fatti è sempre stato così. Giulio Salmaso adesso raccoglie delle impressioni tra i testimoni che sono in questa aula. Prego. Sì, Edoardo, neanche a farlo apposta, abbiamo proprio qui il signor Ivano, il cuoco della struttura di Banca Anton Veneto e quindi anche cuoco personale di Silvano Pontello. A lui quindi chiediamo un ricordo, diciamo, meno ufficiale di Silvano Pontello. Allora, io ho avuto la fortuna di conoscerlo come cliente nel mio ristorante, dove lavoravo, e quando mi è stato chiesto di fare questa foresteria era un po' titubante. Poi, vedendo l'entusiasmo che mi ha trasmesso, è nata questa foresteria e appunto ho capito l'importanza per lui di far sentire il cliente, l'ospite a suo agio, quasi in maniera casalinga, quasi fosse un a casa sua. Infatti molte volte lui si alzava, prendeva, serviva anche lui, mi presentava come fossi una persona, un suo collaboratore, non il cuoco, ma semplicemente la persona che faceva questo servizio e dando molta importanza a quello che faceva. Una persona che riconosceva quindi il valore di chiunque avesse attorno. Sì, moltissimo. Infatti la fortuna di averlo conosciuto è stato che faceva grande anche di fronte a una cosa molto piccola. Prego. Gialetta, diceva Ogiano che in fondo ha aiutato a creare il Nord-Est. È proprio così? Cioè, questo Nord-Est, che cos'è oggi? Beh, una delle debolezze del Nord-Est era, diciamo, forse in qualche misura rischia di essere ancora, una debolezza della struttura finanziaria, una posizione un po', diciamo, monopolista dell'istituto di credito tradizionale del Veneto, adesso non facciamo il nome, una rete di banche molto radicate del territorio, casse rurali, certamente vicino alle imprese, ma non con una prospettiva di livello nazionale. Ecco, il sogno, come dicevo prima, di Pontello è stato quello di dare uno spessore, una spina dorsale, contribuire a dare una spina dorsale finanziaria al nostro Nord-Est e alle nostre imprese. Credo sia stato un sogno grande anche questa idea di aprirsi ad una dimensione internazionale, perché il Veneto è aperto alle relazioni internazionali. E questi dovremmo cercare di essere all'altezza adesso, guardando il futuro, di questo sogno di Pontello, perché il futuro del Veneto ci sarà competitivo se saprà mantenere questa sua realtà. Muraro, mi pare che l'ambizione di Pontello fosse quella di creare qualcosa che avesse il cuore a Padova e la testa anche, non di spostare fuori. È importante per il Veneto avere un cuore che batte localmente e non fuori. Beh, non si può che dire sì. Era così il pensiero di Pontello e così il pensiero di tutti quelli che a Padova hanno seguito con ammirazione il lavoro di Pontello. Lui è stato proprio capace prima di creare un'aggregazione locale sufficiente per prendere il largo e poi di aprirsi appunto un orizzonte nazionale senza perdere le radici. Questa è una delle eredità principali che ci ha lasciato e di cui dobbiamo tutti sentirci responsabili. Pietina, in che modo l'essere stato operaio e poi banchiere ha costruito questo carattere che capiva praticamente gli operai e gli uomini di finanza? Ma ritengo che la cosa principale che gli ha dato questa sua esperienza è stata la giusta valutazione del lavoro, dell'importanza del lavoro in tutte le componenti, quindi all'interno della banca così come all'interno dell'impresa. Chiunque fa bene il suo lavoro contribuisce a raggiungere l'obiettivo, che è l'obiettivo comune. Ecco, questo è un grande insegnamento che trasmetteva anche con un'altra sua grande qualità, che era l'umanità.
non sempre nelle persone che hanno potere, che hanno compiti di responsabilità in grandi aziende si può riscontrare l'umanità, cioè la comprensione dell'importanza di aver davanti delle persone, non solo dei numeri. Ecco, lui trasmetteva questa, anche con piccoli segnali, dal saluto mattutino al ringraziamento ogni volta che si usciva dal suo ufficio, trasmetteva questa attenzione, questa grande umanità che secondo me è una parte importante per le aziende che vogliono veramente crescere. Iori, nel Veneto ci sono oltre 60 banche e quasi 3.000 sportelli, il record nella marca trevigiana. È una struttura all'altezza del sogno, delle ambizioni del Nord-Est? Sicuramente no, quanto ha detto prima anche Giaretta lo conferma, cioè abbiamo una debolezza finanziaria che è il riflesso di una debolezza di fondo, se vogliamo, più che di una debolezza, di una sorta di DNA di quello che allora si chiamava Triveneto. A me è capitato nei giorni scorsi di andare dalle parti di Conegliano e dopo Tarso trovare due frazioncine di neanche 60-70 anime ciascuna, e una si chiama Zai di qua e una Zai di là. E se pensiamo anche a Padova, a Taggi di sopra, no? C'è questo Veneto segnato dai confini e che avevano un senso forse un tempo, ma se il Veneto vuole diventare nord-est deve superare quei confini. Il progetto di Pontello era questo: per superare i confini bisogna costruire alleanze, altrimenti abbattere muri e basta non porta da nessuna parte. Ma Giaretta, costruire alleanze non significa in fondo spostare anche nel sistema bancario la testa fuori? Non necessariamente. Costruire alleanze, se sai stare al centro, riesci a mantenere la testa, e vuol dire mettere insieme interessi. A Padova abbiamo avuto delle figure di questi costruttori, Pontello è stato uno di questi. Mi viene in mente il professor Mario Volpato, presidente della Camera di Commercio, anche lui ha saputo mettere insieme la rete delle Camere di Commercio ed è riuscito a mantenere a Padova la testa almeno per un certo periodo, poi le cose diventano molto grandi, magari vanno da un'altra parte, ma conserva l'impronta positiva di chi l'ha pensata, di chi l'ha costruita. Sentiamo ancora la testimonianza di chi l'ha conosciuta. Giulia? Siamo qui con un titolare di una filiale di banca Anton Veneta, con Enrico Domenicali. Ecco, a lui chiediamo quindi un'altra testimonianza, questa volta magari più formale, di Silvano Pontello come uomo, come dirigente. Sì, dunque, innanzitutto devo fare i complimenti al collega Stefano Vietine per il bel libro scritto. È un libro anche insolito tecnicamente parlando, parlo da lettore in questo caso. Dunque, io ho conosciuto il dottor Pontello in quanto vengo da una banca che è stata incorporata da Banca Anton Veneta e debbi immediatamente, alla prima occasione, l'idea di un uomo straordinario, ce l'aveva scritto veramente negli occhi. E naturalmente si parlò di lavoro, si è parlato poi in seguito di lavoro e quindi il fatto che mi ha portato qui stasera, io vengo da Ferrara apposta, è stato il libro di Vietina. Ero a Padova un paio di settimane fa, entro in una libreria, vedo il libro, lo prendo e lo leggo d'un fiato. E il fatto straordinario, secondo me, è il profilo umano di quest'uomo. Io non sapevo niente della sua storia personale. In chiusura del libro, il dottor De Bortoli, l'ex direttore del Corriere della Sera, evidenzia un fatto che in un qualche modo inquieta, perché considera Pontello quasi uno degli ultimi di una generazione che purtroppo va scomparendo. Sono uomini che sono partiti, diciamo, dal niente, hanno fatto qualche cosa di grande, hanno realizzato un grande progetto, e credo che in qualche modo, quando questi uomini non ci saranno più, e purtroppo i segnali ci sono, tutti avremo molto di meno. Ha fatto una grande banca, veramente. Grazie, ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco. Abbiamo subito una telefonata, è con un giornalista economico, lavorava al tempo al Sole 24 Ore, adesso è direttore di Finanza e Mercati, è il dottor Osvaldo De Paolini, ha avuto una frequentazione ventennale con Pontello. Sentiamo cosa ci racconta al telefono. Pronto De Paolini? Ma dire, se mi è permesso dirlo, io non ho mia abitudine,
rivolgermi o parlare di banchieri chiamandoli per nome di battesimo, ma nel caso di Pontello posso permettermi di dire Silvano, perché io ho conosciuto Silvano Pontello 25 anni fa e quindi ho visto questa sua carriera esplodere, e, come dire, ho accompagnato un po' questo percorso da amico e anche da giornalista, se vogliamo, dalle colonne del Sole 24 Ore, l'esplodere di questa sua capacità, questo suo progetto di aggregazione che ha portato a fare dell'Antonio Veneta la banca più importante, certamente del Triveneto. Il giudizio non può che essere da un punto di vista dimensionale positivo. Non poteva che fare quello che ha fatto Silvano Pontello se l'obiettivo era quello di farne una grande banca. Certamente quando si fanno cose così importanti in così poco tempo, qualcosa si lascia per terra, quindi bisogna, come dire, intervenire per poi dopo riaggiustare, ma nel complesso il giudizio non può che essere un personaggio di grande statura e che ha costruito un pezzo del sistema bancario importante che non a caso oggi è al centro di grandi interessi nazionali. Ma questo sistema creato da Pontello ha retto bene quindi al mercato e al futuro? Indubbiamente da un punto di vista della costruzione del sistema sicuramente, lo prova, ripeto, il fatto che oggi la Banca Anton Veneta è talmente apprezzata da essere addirittura contesa da grandi gruppi come Capitalia, Popolare di Lodi, la stessa Unicredito che è la seconda o la terza banca italiana, che vorrebbero volentieri mettere le mani sopra questa importante banca o comunque arrivare a fare degli accordi. Poi bisogna dire che l'attuale management è riuscito depurare di tutte le impurità che necessariamente processi così importanti, avvenuti in così poco tempo di aggregazioni. Non dimentichiamo che Pontello ha messo insieme qualcosa come 19 unità bancarie, quindi ha fatto 19 fusioni, quindi quando si fanno così tante operazioni di fusione sicuramente qualcosa resta per terra e sicuramente qualcosa non è stato fatto come doveva essere fatto, ma che poi il tempo ha consentito di aggiustare anche grazie, ripeto, al management attuale. Qual è la qualità di Pontello che lei ricorda con maggiore attenzione? Difficile dire di un banchiere che ha la mano. Ecco, Silvano Pontello era una delle poche persone che io conosco nel mondo dell'alta finanza alla mano, nel senso che grande spessore, grande umanità, ma anche grande capacità di ridere, di divertirsi delle cose piccole, delle cose di tutti i giorni. Ma era davvero un'espressione del Nord-Est? Lo era profondamente, perché lui era legatissimo al suo pezzo di terra, che poi era appunto il Veneto. E sì, io devo dire che tutta la sua carriera alla fine lo ha portato a Padova. Non me lo vedo in nessun'altra, cioè non riesco a collocarlo in nessun'altra grande città italiana. Non poteva che essere Padova la sede del suo lavoro. Dice De Paolini. Non lo vedo in nessun'altra città italiana. Muraro, è proprio così? Beh, credo ci sia dell'affetto in questo giudizio. In realtà avrebbe fatto una strada brillantissima in qualsiasi città e forse in qualsiasi ruolo. Certo, qui si era immedesimato, aveva proprio assimilato la cultura e aveva, mi piace ripetere il paragone con Volpato, capito che poteva fare qualcosa di grande per la città. E l'ha fatto. Quindi veramente è riuscito a fondere la storia personale con la storia cittadina. Pietin era così alla mano, come dice De Paolini? Sì, era così alla mano, sembra strano dirlo anche da parte di uno degli ultimi collaboratori come ero io, perché l'ho conosciuto solo negli ultimi 5 anni e avevo ovviamente anche un ruolo gerarchico molto basso per quello che sono le consuetudini delle banche. Ma ho potuto sperimentare che aveva una grandissima attenzione a tutte le funzioni, indipendentemente poi dal grado, dal livello del personale che lavorava con lui, e che aveva una capacità di instaurare immediatamente un rapporto. E quindi, se è vero che era alla mano con i suoi dipendenti, con i suoi collaboratori, è vero che allo stesso tempo poteva instaurare un dialogo diretto con un vescovo, con un grande imprenditore, con un professore universitario, con uno scienziato, ecco, trovava con qualsiasi tipo di persona, e questo l'ho potuto constatare personalmente, l'aggancio immediato, insomma, ecco, il modo di creare subito un rapporto. Sentiamo ancora un testimone, Giulia.
Sì, siamo qui col dottor Concetto Tarascio, dirigente Anton Veneta, anche lui un collega per alcuni anni di Silvano Pontello, a lui quindi rivolgiamo di nuovo la domanda. Chi era Pontello? Ma devo dire che io ho conosciuto il dottor Pontello a settembre del 99. Io stavo allora nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, una delle più grosse banche che ha subito il processo di acquisizione da parte di Banca Anton Veneto. Devo dire che la prima conoscenza è stata una conoscenza indiretta, ha convocato tutti i funzionari proprio per cercare di testimoniare quello che era il suo progetto. Sono sincero, ero molto perplesso all'inizio perché avevo tutte testimonianze, diciamo, indirette, persone che erano venute qui da noi a Roma e parlavano di questa grandezza di questa persona. Io, quando l'ho visto in quell'albergo, così, dove eravamo centinaia di funzionari, ho visto quest'uomo che non era grande, tutto sommato la figura è abbastanza piccola, quindi ero un po' perplesso, sono sincero, sono onesto nei suoi confronti, nella sua memoria. Diciamo che poi le vicende si sono svolte in un modo diverso, perché un anno dopo sono stato nominato proprio dal dottor Pontello come responsabile di un servizio. Ecco, mi scusi se la interrompo, lei che non è proprio originario del Nord-Est, allora, come colloca la figura di Pontello all'interno del nostro territorio? Ma, diciamo, la mia testimonianza quale può essere? Io ho seguito il processo di assegnazione del rating alla banca, il processo di quotazione della banca, quindi da portare il titolo di Banca Anton Veneta in borsa. E volevo dare una testimonianza più che sul territorio, proprio sull'aspetto umano, che sono stati toccati un po' dai miei predecessori nell'intervento. E quindi volevo completare il discorso di prima dicendo che la testimonianza iniziale è stata quindi indiretta. Dopodiché, conoscendo la persona di Pontello, la figura di Pontello, ho visto all'opera durante i colloqui con le banche d'affari che ci portavano alla quotazione, la capacità con cui lui ha potuto dimostrare quello che era il suo progetto, l'insediamento e quindi la grandezza di questa piccola banca che da banca locale si stava trasformando in una banca nazionale, era un progetto che gli sprizzava dagli occhi in ogni momento. A quel punto ho incominciato a capire che non era un uomo grande, era un grande uomo, e me ne sono reso conto proprio di persona, perché partecipavo alle riunioni, partecipavo gomito a gomito con lui, mi sono accorto strada facendo di quello che poteva essere. Alla fine penso che soltanto i grandi uomini possono appartenere alla storia, quindi il dottor Pontello sicuramente merita un posto degnissimo nella storia, sia del Veneto che nazionale. Un'ultima testimonianza che volevo dire è il modo con cui io poi ho salutato Pontello, una delle ultime... Le chiedo di essere breve. Sì, sì, l'ultima volta che ho visto il dottor Pontello era ormai a novembre del 2001, l'ho salutato e lui mi ha detto ciao caro, quindi per testimoniare quello che diceva anche il collega Vietina di questa umanità che spizzava nei confronti di tutti quanti noi. E scendiamo un pochino dalla geografia, andiamo sul pratico. Professor Muraro, cosa vuol dire portare una banca in borsa? Beh, vuol dire avere ambizioni. Io ricordo proprio un'immagine di Pontello che in certo senso sentiva quasi il dovere di convincermi, perché mi attribuiva un particolare legame affettivo con l'anima popolare dell'Anton Veneta, erede delle due popolari storiche della città, e in quello aveva ragione, però appunto gli dissi che capivo benissimo che se si voleva spaziare bisognava anche attrezzarsi. L'immagine sua era proprio quella di dire finché si fa cabotaggio basta una barchetta, quando si vuole andare in mare aperto bisogna riuscire a creare una corazzata. Ecco, la borsa significa evidentemente avere una visibilità, una capacità di attrazione del capitale che appunto rende la banca capace di affrontare impegni e di vincerli a una dimensione che sarebbe assolutamente impensabile restando nella piccola dimensione. Come è rappresentato il sistema bancario veneto in borsa? Ha una presenza forte? Beh, certo, adesso è anche difficile dire cosa c'è di Veneto naturalmente, con le aggregazioni che ci sono state, ma di sicuro attraverso Banca Intesa, attraverso il San Paolo, il Veneto è presente, è chiaro che insomma i capitali qua ci sono, i capitali pesano nel momento in cui si fa la conta delle azioni, dopodiché
ricordando le parole famose di Cuccia, bisogna vedere quanto pesano queste azioni, e da questo punto di vista torniamo al vecchio discorso che, a differenza di altre istituzioni, per quanto benemerite, Pontello aveva chiara la visione di una istituzione padovana veneta che si allargava senza perdere la propria identità. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco, grazie. Diceva prima Muraro, ricordando Cuccia, quanto pesano queste azioni in banca. Carraro, quanto pesano queste azioni in banca, e soprattutto si sta portando davvero avanti la lezione di Pontello? Ma, proprio il professor Muraro diceva nel precedente intervento, abbiamo tutti la responsabilità di continuare l'opera che Silvano Pontello ha iniziato e portato avanti così bene per tanto tempo. Ecco, su questo forse avremo bisogno di interrogarci fino in fondo. Oggi in Veneto grandi banche nazionali con radicamento veneto, resta l'opera di Silvano Pontello, dobbiamo impegnarci tutti perché resti, perché bisogna dircelo, la cosa non è poi così scontata. Resta un'altra grande istituzione bancaria con testa veneta a Verona, non a caso anch'essa di derivazione delle popolari, dopodiché il resto non è che se n'è andato, sono eccellenti istituti di eccellente operatività, però che non hanno più la testa in Veneto, e questo lo paghiamo, l'impresa veneta lo paga questo. Penso a quella grande intuizione di Pontello che fu l'integrazione tra Anton Veneta e Interbank. Quell'integrazione già oggi è meno forte di quella che Pontello in prima persona riusciva a rappresentare, e oggi in Veneto non vi sono istituti di credito a medio termine, operatori finanziari, al di là della banca tradizionale, che siano in grado di assistere le imprese venete. Se noi andiamo a vederci le imprese che sono andate alla quotazione ai mercati finanziari dal Veneto negli ultimi anni, credo che in larga misura la piazza di riferimento sia stata Milano. Ma è Milano oggi più di prima, da quando non c'è più Pontello che garantiva questa integrazione. Ecco, dico questo per dire che le conquiste non sono mai scontate, sono sempre un qualcosa che ci si guadagna col lavoro e che va difeso col lavoro. A volte l'antico difetto dei veneti di non fare squadra, di non riuscire a fare sistema, aiuta, come dire, l'essere venduti a pezzi, questo in larga misura nel sistema bancario avvenuto. Cerchiamo che non avvenga ancora di più, questa è una grande responsabilità. Fiori, ma se l'industria veneta delocalizza, a maggior ragione delocalizzano le banche, i capitali vanno dove si muove. Sotto questo aspetto direi che Pontello è mancato davvero troppo presto al sistema nord-est, perché sono ancora troppo pochi quelli come lui che hanno questa percezione di fondo, cioè non è tanto la delocalizzazione, viene vista più come un problema geografico, ma non è tanto quello, è dove è contare, dove si conta. Penso a un settore tradizionale padovano come l'edilizia, formalmente a Padova, però è colonizzato dall'esterno. Questa capacità inversa, cioè di andare a essere presenti dove si conta, è un limite del Veneto. E qua, ecco, io credo che si debba aprire un discorso anche su un limite politico. È alla politica che tocca disegnare un po' un piano regolatore dello sviluppo. E purtroppo sotto questo aspetto la politica in Veneto è stata sempre carente, perché si è ispirata al concetto di lasciar fare, di togliere di mezzo gli ostacoli, ma non di disegnare un progetto. E credo che questo sia un altro limite forte del sistema veneto, oltre a quello finanziario. Giareta, aspetta la politica a disegnare il progetto. E anche un'altra domanda insieme. Il Vescovo di Vittorio Veneto ha detto che delocalizzare non è eticamente possibile, non è cristiano, in fondo, è così? Delocalizzare dipende come si fa, naturalmente. Delocalizzare, se si fa bene, vuol dire conservare qui da noi nel Veneto appunto la capacità di indirizzare, di creare lavoro, e significa dare lavoro in zone dove il lavoro non c'è. Ecco, quindi penso che
insomma, questa materia, dare dei giudizi così assoluti è sempre un po' delicato. Dipende, come tutte le cose, dipende come si fanno. La politica, diciamo, oggi non ha più presa sul sistema bancario. L'ha avuto in anni passati, dagli anni 60, 70, ad esempio nel sistema delle casse di risparmio era una presenza forte perché le nomine erano politiche, e in quel periodo certamente è stata persa un'occasione. Le singole casse di risparmio del Veneto hanno cercato ognuno un interlocutore in conflitto con l'altra. Qui c'è stata una sconfitta di un disegno politico. Io ricordo un altro grande padovano, ex sindaco di Padova, professor Benzig, presidente della cassa di risparmio di Padova e Rovigo, che fu sconfitto in questo disegno di cercare di creare un peso forte del sistema delle casse di risparmio venete. Oggi la politica non è più presente direttamente nelle banche, questo penso che sia anche un fatto positivo, però allora deve essere la società veneta nel suo complesso che capisce l'importanza comunque di un disegno della finanza. La banca Anton Veneta deve crescere ancora per reggere la concorrenza. In quale direzione potrà crescere? Un matrimonio più forte con un altro grande istituto di credito italiano, una presenza più forte invece della componente estera, che ha dei problemi però per la questione della vigilanza della Banca d'Italia, e questo sarà un po' l'interrogativo del futuro. Qui dobbiamo veramente, come società veneta, non perdere questa occasione, questo strumento, questa struttura, che è una struttura così importante. Sentiamo ancora un testimone tra il pubblico. Sì, una testimonianza questa volta di un collega, Fabrizio Stelluto, direttore di Teleregione di Asterisco Informazione. A lui giriamo la domanda di Paolo Giaretta, del senatore Giaretta. Dove sta andando l'economia del Nord-Est? È una domanda a cui mi viene immediato rispondere con un'altra domanda. Premetto che io non ho conosciuto Silvano Pontello, l'ho conosciuto attraverso le pagine di Stefano Vietina. E ho sentito parlare di vuoto incolmabile, mi pare che nell'economia del Nord-Est sicuramente lo si possa affermare. Perché la domanda è questa, se ci fosse ancora Silvano Pontello, oggi ci sarebbero i rumori di fondo su una cessione dell'Anton Veneta, ad esempio, a Capitalia, o sarebbero già terminati? E se ci fosse ancora una figura forte e ambiziosa in termini positivi come quella di Silvano Pontello, le vicende legate alla Fiera di Padova avrebbero preso questo corso o forse un altro? La Fiera di Padova, dove tutti i possibili acquirenti italiani o quasi si sono ritirati, con il rischio che la Fiera di Padova vada in mani straniere. Altro che sistema nord-est, qua si rischia una fragorosa rotta, almeno in quel di Padova. Ecco, queste sono considerazioni che mi vengono spontanee da dire leggendo le pagine del libro, quindi percependo la figura che era Silvano Pontello e ascoltando anche e soprattutto gli ultimi interventi che sono stati fatti in dibattito. Direi, Edoardo, che c'è molta carne al fuoco. Muraro, ma Padova è davvero ancora la capitale bancaria e finanziaria del Veneto o ha ceduto il posto, per esempio, a Verona o anche a Treviso, dove il ruolo della Cassa Marca di De Poli è potente? Potente anche positivamente. Ma adesso non ho numeri, qualche anno fa avevo fatto una ricerca che testimoniava che nel settore il numero degli addetti a Padova era ancora il più elevato. Di sicuro le distanze si accorciano, ecco, anche il primato di Padova nella sana competizione veneta va difeso, non è qualcosa che si automantiene e autoalimenta, va difeso. E per difenderlo occorre appunto avere questa capacità di radicarsi, ma anche come un albero, insomma, ma anche di estendersi. La strada è tracciata, ecco, io non direi che Padova ha perso questo primato, certo non deve riposare sugli allori. Giaretta, ma il Nord-Est è ancora in auge o incomincia a sentire venti di crisi, di recessione? Si è fermato un po'. Il Nord-Est deve aprire una fase nuova, cioè è cresciuto in un periodo in cui la capacità appunto creativa di tanti imprenditori era una rete diffusa di imprese molto legate al territorio, molto contigue
alla società e quindi nella storia anche di Silvano, insomma, l'operaio che diventa imprenditore, un'imprenditorialità diffusa, e alle sfide della concorrenza si dava una risposta lavorando un po' di più, tagliando un po' i costi, esercitando un po' la fantasia. Questa cosa qui non ce la fa più a reggere alla concorrenza, alla globalizzazione. Dobbiamo essere capaci un po' di più di fare sistema, quindi qui grande apporto della finanza, dell'università, della ricerca, i nodi infrastrutturali. Vedete, anche qui, insomma, la politica, naturalmente poi la politica è una cosa astratta, la politica ha dei nomi e dei cognomi. Io voglio qui introdurre un argomento di polemica politica, però certamente il potere non è più a Roma, grandi poteri sono venuti sul territorio, quindi sta nella responsabilità della classe politica regionale dare degli indirizzi, sfruttare delle risorse latenti, aiutare il sistema veneto a ritrovare quella spinta che ha un po' perso, ma è inevitabile che sia anche così, siamo cresciuti per tanti anni a ritmi molto elevati e adesso bisogna ritrovare un po' la strada su nuove basi. Ci fermiamo per la pubblicità tra poco, grazie. Sentiamo subito un altro testimone. Così. Benedetti, allora anche a lei chiediamo quindi una testimonianza sulla figura di Silvano Pontello. Sì, grazie. Io ho conosciuto Silvano Pontello nel momento della fusione fra la Banca Antoniana e la Popolare Veneta, in quanto che io ero allora presidente della Popolare Veneta. E quindi ho potuto apprezzare la figura della persona così abile nel trovare le soluzioni ai problemi che si sono presentati in quel momento e che voi capite erano dei problemi molto difficili da superare, che il suo contributo è servito veramente molto in quella direzione. Poi l'ho conosciuto e l'ho apprezzato durante i consigli di amministrazione, nei comitati esecutivi, ma di questo non voglio parlare per così una certa riservatezza. Mentre invece vorrei ricordare così particolarmente quel momento in cui insieme si faceva la premiazione dei dipendenti che andavano in pensione. Ecco, insieme con l'avvocato Marchiorello, con il dottor Ceola e con me si procedeva a fare questa premiazione e l'ho proprio in quel frangente ammirato per la capacità di avere un colloquio diretto con questi suoi collaboratori che erano stati suoi collaboratori per molto tempo, che lui conosceva personalmente e ai quali era sempre in grado di dire una buona parola per loro, per il loro futuro, per la loro famiglia. Ecco, sistema bancario. Abbiamo raccolto delle interviste tra i giovani e tra i meno giovani e abbiamo chiesto a loro cosa pensate delle banche in generale, non una banca in particolare. Sentiamo subito le interviste fatte ai giovani. Le ha curate Giulia Salmaso. Cosa ne pensa dell'operato quindi della sua banca, di quello che fanno con i suoi soldi? Beh, per me va bene quello che fanno, se non andasse bene li toglierei, giusto? Se ho qualcosa ho negli uffici postali, ma le banche non sanno nemmeno che sono al mondo addirittura. Le difficoltà con l'utente sono tante, perché se c'è una buona volontà da parte anche dell'impiegato, di quello che ha detto agli sportelli, alle volte il cartello bancario è strozzante per i clienti. Mi pare che la cosa stia evolvendo in senso positivo, però non possono le banche continuare ad esagerare sui costi, se no perdono i clienti, allora cosa fanno? Chiudono. E la nuova frontiera delle banche online, per esempio? E dovrà fare molta strada, perché parliamo di tanto pubblico, i giovani forse, ma non certo le persone della mia età, arriveranno più avanti, può darsi che abbia uno sbocco. Essendo studentessa non è che hai un tuo conto? No, non ancora, sono studentessa e finché non lavoro per ora non, quindi non saprei proprio. Senza lavoro, senza conto in banca qui? Sì, per ora sì. Mi sembra buona, io uso Poste Italiane, insomma, non ho grosse spese di gestione. Però Poste non è una banca.
Sono scappato da altre apposta, diciamo. No, non ho la banca, non ho nessun tipo di conto, niente. Soldi? Mi danno i miei. Allora, Giaretta, in un mondo di giovani precari, la banca che senso ha? Beh, la banca diventa a maggior ragione uno strumento importante e credo dovrà cercare di adeguarsi anche con norme legislative diverse a questa nuova realtà più flessibile, ad esempio significa che secondo le vecchie regole è molto difficile per un giovane riuscire ad avere un mutuo se ha contratti di tipo flessibile, è difficile poter in alcuni casi anche riuscire a trovare un affitto. Naturalmente non spetta alle banche risolvere in uno spirito di beneficenza queste questioni, però il sistema finanziario insieme ad opportune norme, ad esempio con fondi di garanzia per questi settori particolari, credo che bisogna dare una risposta. Certo le banche hanno molto sofferto la vicenda degli scandali finanziari, Parmalat, Cirio, in cui in effetti sono emersi dei problemi molto robusti, in cui la clientela non ha trovato adeguata protezione, le banche hanno cercato di dare delle risposte, poi alcune più coraggiose, altre meno, anche qui occorre una legge più moderna per la tutela del risparmio. Quindi bisogna crescere e crescere insieme, deve crescere la politica, devono crescere le regole, deve crescere anche il sistema finanziario. Sotto questo profilo certamente la maggiore concorrenza che è stata introdotta nel settore ha posto tanti problemi di riorganizzazione, penso anche a problemi per il personale, però insomma credo che sia servita. Muraro, le vicende cui accennava Giaretta, i bond, la Parmalat, hanno incrinato la fiducia delle banche? È cambiato qualcosa nel nostro modo di anche di risparmiare? Le banche continuano ad essere una cassaforte sicura, qui senza dare pagelle ricordiamo che appunto parte del sistema bancario è garantito dalla Banca d'Italia, il sistema bancario garantisce tutte le proprie obbligazioni. Naturalmente c'è un problema di immagine che poi ha effetti reali sui comportamenti delle imprese e dei risparmiatori e da questo punto di vista c'è stato un appannamento. Queste vicende qui veramente non ci volevano, hanno dimostrato che il sistema, per quanto presidiato, perché secondo me le regole c'erano già, era però vulnerabile. È servito a correre ai ripari. Ma ripeto, fa parte un po' anche di quegli accidenti della storia, perché nel caso Parmalat c'è stata proprio la truffa, ci sono state le fatture false, ecco, voglio dire, è anche difficile che un sistema possa prevedere questi livelli. Vediamo la differenza tra l'ordinamento italiano e quello statunitense, lì c'è la cosiddetta class action che permette una tutela collettiva in questi casi e significa una maggiore responsabilità dell'azienda o dell'istituto di credito, perché sa che avrebbe una penalità molto più grave, perché per il cittadino è più facile far valere i propri diritti. Al di là delle vie giudiziarie formali, i diritti si possono ben difendere anche attraverso le pressioni, attraverso il far capire che effettivamente conviene confessare le colpe e riparare per quanto possibile. Mi pare che da questo punto di vista certe banche nazionali più coinvolte abbiano anche assunto atteggiamenti lodevoli, ecco, proprio in questo senso di riconoscere colpe e cercare di riparare. Ma indubbiamente il sistema si è dimostrato vulnerabile e quindi bisognoso di correttivi. Dopodiché, ripeto, io credo che guardando con il giusto distacco a queste vicende dobbiamo riconoscere che il sistema bancario italiano è ancora assolutamente solido. Il problema semmai è quello dei costi, è quello dell'efficienza, quanto si paga questa solidità garantita da una vigilanza strettissima, ma questo è altro discorso. Ma, ecco, mi sento proprio di dire
come studioso prima che come consigliere di banca, che il risparmio affidato alle banche è ancora oggi sicurissimo, come lo è, dico, da 70 anni, da dopo la legge bancaria del 36. Ripeto, il discorso si fa in termini invece di efficienza, ecco, del sistema bancario, di capacità del sistema bancario di aiutare la crescita del sistema in un mondo che diventa sempre più globalizzato, sempre più precario, sempre più esposto a competizione internazionale. Carraro, uno dei problemi principali dell'economia, della finanza del Nord-Est, è il problema generazionale. Pare che i figli non siano all'altezza di chi ha fatto il miracolo. Come imprenditore, come vivete questo problema, che poi si riflette? Ma mi pare che ci saranno figli all'altezza e figli non all'altezza. Ci saranno nuovi imprenditori. Io non credo, ecco, devo dire che bisogna preoccuparsi in termini di classe generazionale. Sicuramente le competenze imprenditoriali non si trasmettono per via genetica e quindi il passaggio generazionale nelle imprese è una fase delicata. Ci possono essere successioni felici e successioni meno felici rispetto a imprese che saranno sostituite da nuovi imprenditori. Se io devo dire che credo si dia per fin troppa attenzione a questo aspetto. Secondo me il problema vero è la crescita del sistema delle imprese venete rispetto alle sfide della globalizzazione, della competizione internazionale, quindi la crescita dimensionale, la capacità di organizzarsi dal punto di vista manageriale, la capacità di dotarsi di una struttura di competenze specialistiche. È chiaro che l'impresa che fa questo affronta anche meglio i problemi della successione generazionale. Però, ecco, uscirei un po' dall'interrogativo se i figli sono migliori dei padri o i padri migliori dei figli. Sicuramente ci sono padri che non trovano successori adeguati, però il problema è come portiamo il sistema alla crescita e allo sviluppo. In questo, ritorno alle cose che diceva Francesco Iori poco fa, sicuramente è mancato un progetto in Veneto. Sicuramente noi abbiamo assistito all'esaurimento di un modello di sviluppo, quello degli anni 90, come ben ricordava il senatore Giaretta, senza dar vita a un progetto che ci porti a continuare questo sviluppo anche nel prossimo decennio, non solo in quello passato. Forse in questo siamo perfino un po' in ritardo. È ora di cominciare a ragionare a un progetto nuovo che garantisca al Veneto il proseguimento di quel percorso di sviluppo che abbiamo avuto in passato, perché le condizioni di successo del passato non perciò garantiscono il successo anche per il futuro. Questo chi fa impresa lo sa molto bene. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco, grazie. Checco, per tanti anni il piccolo e bello è stato l'emblema di questo Nord-Est, non funziona più? No, non funziona più sicuramente perché, come diceva Carraro prima, abbiamo i segnali da qualche anno che questa locomotiva sta andando verso la stazione terminale. E a differenza del passato, il problema è che noi dobbiamo capire oggi che Veneto dobbiamo costruire per il futuro. Mentre in passato bastava inseguirlo e costruirlo un po' giorno per giorno, noi sappiamo certamente che questo Veneto, nell'arco di una sola generazione, sarà profondamente diverso. Per demografia, prima di tutto, e non parlo solo di numeri, ma anche di componenti della popolazione, per economia, e per livello di istruzione, per qualità di investimenti, per una riconversione indispensabile da un sistema che si fonda sul manifatturiero a un sistema di tipo diverso. Allora oggi il problema non è uscire dalla contrapposizione piccolo-grande, e lo slogan potrebbe essere «Insieme è bello». Per essere insieme io torno a sottolineare che ci vuole un ruolo della politica capace di capire quale sarà il Veneto e quale tipo di Veneto bisogna costruire, sapendo che non può costruirlo da solo e che questo Veneto non può più essere il Veneto delle nicchie che vanno a inseguire i lavori all'estero per portarseli a casa. Deve essere anche un Veneto che sa attirare qui capitali, investimenti qualificati, teste pensanti. Altrimenti sarà sempre un Veneto benestante, però un conto è stare nella direzione strategica dove si decidono le strategie, appunto, e un conto è stare nelle retrovie. Si può anche stare nelle selmerie e star benissimo, però non si decide nulla e non si conta nulla. Muraro, per non stare nelle retrovie ci vuole innovazione e ricerca. A che punto siamo?
Beh, il problema è un problema nazionale, sappiamo che noi siamo la Cenerentola in Europa per quanto riguarda i finanziamenti pubblici alla ricerca. Tuttavia, in questo panorama che è veramente sconfortante, il Veneto ha delle buone carte legate soprattutto, penso sia giusto dirlo, a delle università che si sono posti il problema anche del trasferimento tecnologico e quindi negli ultimi anni si sono date da fare per eccitare le idee e per creare attraverso gli incubatori un terreno fertile in cui le idee possano dare frutti. In questo sforzo, pensiamo per esempio adesso alla carta che il Veneto può giocare con il distretto delle nanotecnologie, in questo sforzo bisogna che di nuovo la società veneta sia tutta consapevole della posta in gioco e ciascuno nel proprio ruolo dia un proprio contributo. Il contributo della finanza da questo punto di vista è importante. Io amo ricordare che lo sviluppo del Veneto è stato realizzato anche grazie a quella specie di venture capital che le nostre banche locali facevano senza neanche sapere questo termine, nel senso che si fidavano delle persone che, poverissime, non avevano certo capacità di dare garanzie reali e spesso e volentieri indovinavano, in maniera che anche le perdite inevitabili erano più che compensate dei guadagni. Ecco, adesso bisogna fare questa specie di venture capital che in passato è stata fatta nei confronti dei mezzadri che si trasformavano in artigiani e in piccoli industriali, bisogna riuscire a farlo nei confronti dei ricercatori, degli innovatori, delle piccole imprese che possono avere delle idee importanti. Bisogna attrezzarsi per valutare, bisogna d'altra parte essere consapevoli che si affronta un rischio. Se ci sono sistemi finanziari solidi, il rischio è senz'altro accettabile e la partita diventa complessivamente una partita vincente per tutti. Quindi dare fiducia, la fiducia. Pontello dava fiducia, uno dei suoi obiettivi era quello di portare in borsa i grandi gruppi veneti e quindi faceva parte di un progetto, Vietina. Sì, al di là del discorso della borsa che ovviamente ciascuna azienda deve valutare, diciamo che la cosa più significativa secondo me era l'adesione al progetto imprenditoriale, cioè il fatto che si instaurava con l'imprenditore un rapporto di fiducia e questo rapporto di fiducia consentiva di valutare insieme le strade più opportune per l'impresa. Ecco, quindi è chiaro che l'impresa deve crescere, deve tagliarsi su misura un proprio abito e questo può farlo anche avvalendosi della consulenza ma anche del supporto, della carica di un banchiere che intende mettere la sua esperienza, la sua professionalità al servizio di un progetto di sviluppo dell'area in cui opera. Questo era capace nel trasmettere fiducia, nell'avere fiducia negli altri? Ma indubbiamente io penso che fosse un trascinatore, perlomeno le persone che hanno avuto modo di conoscerlo direttamente, penso che il tratto forse più significativo della sua personalità fosse l'entusiasmo con cui iniziava la giornata e la mole di idee che come una dinamo cominciava a far mulinare, dando poi a ciascuno il compito di portarle avanti, ma avendo anche questa capacità poi di fare sintesi, ecco, sia all'interno della sua struttura, della sua banca, sia all'interno della società. Alcune creazioni, la fondazione biomedica di cui parlava prima il professor Muraro, è chiaro che sono proprio il simbolo di come ci fosse un sentire comune. E proprio all'interno del libro Gilberto Benetton, che è stato uno dei promotori, dice: quando il professor Pagano mi propose questa cosa, io dissi bisogna parlarne col dottor Pontello, perché lui aveva questa capacità di trascinare pubblico, privato, imprenditori, persone su un progetto e in qualche maniera farsene garante. Ecco, questa era la cosa, una delle sue caratteristiche. Ecco, andiamo verso la conclusione. Carraro, l'altro giorno un giornale ha chiesto ad alcuni politici quali sono le parole che vorreste cancellare degli ultimi anni e quasi tutti hanno risposto fare sistema, fare squadra, mentre invece lei insiste il Nord-Est deve fare sistema, deve fare squadra. Al di là delle parole, il concetto? Ma io non mi vergogno neanche a usare le parole, perché mi pare che anche stasera, parlando di sistema bancario, ci siamo accorti e ci siamo detti che proprio questo è mancato e sta mancando, e questo è vero in tanti altri ambiti. Ecco, il fare squadra però passa attraverso un progetto e passa attraverso la capacità di creare fiducia attorno a questo progetto. Ecco, questo credo
lo diceva proprio adesso Vietine, è uno dei grandi insegnamenti che Silvano Pontello ci lascia, cioè la capacità di avere un progetto in testa, di condividerlo con chi ti sta intorno e attorno a questo motivare e dare fiducia. Significa anche vincere la paura del cambiamento. Ha ragione Iori, comunque il cambiamento ci sta di fronte, però dobbiamo affrontarlo con spirito positivo, dobbiamo affrontarlo con la tranquillità e la coscienza che il domani può essere migliore di oggi e anche di ieri. E questo significa essere leader, questo è quello che di fronte a tanti cambiamenti Silvano Pontello è sempre riuscito a fare, tradurre in positivo anche gli stimoli del cambiamento. Ecco, io credo che in Veneto dovremmo essere capaci di fare qualcosa di simile. Ciaretta, in fondo la sfida ha qualcosa di analogo. Ciaretta, non è che il Nord-Est abbia bisogno di leader, non abbia più leader. Ha bisogno di leader proprio perché è una società complessa, è una società che si interroga sul suo futuro, e Pontello era un leader, cioè dava risposte chiare, trasmetteva anche alla politica, per dire, trasmetteva un'idea chiara, una certezza che se si vuole si poteva arrivare in certe situazioni, e queste sono qualità importanti. Abbiamo parlato delle qualità pubbliche di Pontello, io vorrei ricordare, almeno per come l'ho conosciuto io, anche un uomo buono, generoso, sensibile, sono qualità estranee all'economia. È difficile essere buoni e generosi e sensibili quando si è sulla una frontiera così dura, no, della competizione. Io penso che anche quelle qualità sono servite al successo imprenditoriale che lui ha avuto, capire anche attraverso il rapporto umano. Ma sarebbe possibile umano. Oggi la parabola di un uomo come Pontello, in questo Veneto, in questa Italia globalizzata, un uomo che nasce operaio, diventa banchiere, possibile ancora, sì, dobbiamo, che esprime al massimo dobbiamo avere le potenzialità. Fiducia, tendiamo sempre un po', là con gli anni si tende a ritenere che non sia possibile, ci sono tanti ragazzi splendidi che stanno oggi lavorando con contratti che forse la mia generazione non avrebbe accettato e stanno creando anche loro un pezzo d'Italia, quindi penso che dobbiamo essere ottimisti sul futuro. Il bandolo l'abbiamo trovato anche questa sera, e il futuro sono i giovani. È un tempo in cui si cerca di essere minimalisti, forse perché si ha paura di eroi piccoli o grandi, probabilmente quelli che sono appartenuti al passato ci hanno insegnato qualche cosa. Ma questo Nord-Est vive di ricordi e di speranze, Giaretta. No, dobbiamo essere orgogliosi di quello che il Nord-Est ha saputo fare, non smarrire la memoria che eravamo una terra di emigrazione e in pochi anni siamo diventati una terra benestante, non rinchiuderci nel circolo di una ricchezza che rischia di diventare autosufficiente, che rischia di trasformarsi in incapacità di guardare fuori dai nostri confini. Però io adesso che svolgo un lavoro a livello nazionale, il Veneto è una bella regione, c'è della bella gente, ecco, se non si rinchiude nell'egoismo e se punta a quella sua qualità di essere grandi viaggiatori, grandi sognatori del futuro, credo che abbiamo ancora tutte le risorse per competere bene. Anche grazie a Pontello abbiamo avuto uno stravolgimento sociale eccezionale, il più forte rispetto a tutto il resto dell'Italia. Quando uno scienziato giapponese è venuto nel Veneto a studiare il miracolo economico del Nord-Est, è tornato a casa dopo aver visitato fabbriche, uffici, università, e ha scritto pochissime righe che dicono pressappoco così: però questi veneti lavorano come giapponesi e si divertono come italiani. Grazie, arrivederci.